Salve amici di TGM, siamo all'ultima giornata di Milan Games Week, siamo in compagnia di Raffaele Cascio, uno della squadra dei vincitori di un lungo torneo organizzato da MSI, torneo di League of Legends, leggendario MOBA, cioè Multiplayer Online Battle Arena. Allora, prima domanda, come era organizzato il torneo? Dicevo lungo torneo perché c'è stato nell'arco di un mese, no? E per diverse LAN. Sì. Era sottotitolo appunto in un mese, come ha detto lei, eravamo più di 20 squadre nel torneo. Dopo ci sono state le squadre di qualifica, siamo riusciti finalmente ad arrivare qui a Milano a fronteggiarci con altre due squadre. Eravamo quattro in tutto, appunto da uno a quattro fino alla quarta. Scusa, ok. No, da qui direttamente. Ok. Sì, il primo posto in sostanza era 260 a testa, più vari diciamo soldi del gioco, e gli altri posti erano, mi pare, era 600 al team il secondo posto, il terzo posto 300 con vari premi involti. E il quarto posto era con dei vari gadget dell'MSI. Comunque, impegnativo, tante squadre ed è un... Ovviamente, insomma, League of Legends ci vuole un sacco di coordinazione, quindi ti chiedo come erano organizzati gli allenamenti, insomma, come siete arrivati al risultato. Allora, la Riot apre delle team ranked, che sarebbero appunto le squadre classificate in squadra, dalle 5 a mezzanotte. Noi sfruttiamo tutto il tempo possibile per allenarci dal lunedì a domenica, e con quali, se ci sono inconvenienti comunque evitiamo, saltiamo un giorno. Ci alleniamo spesso insieme per avere comunque anche un'affinità insieme, riuscire a coordinarci anche senza una parola, anche bastare un piccolo segno e già scattiamo. La fondamentale per vincere è sicuramente avere fiducia del tuo compagno. Si vince squadra e si perde squadra, non c'è una singola persona che fa il lavoro del tutto. Quante volte in una settimana, due settimane, allenamenti quante volte insomma? Più o meno tutti i giorni, ci alleniamo tutti i giorni perché dobbiamo appunto affinitare sempre, diciamo, la nostra coordinazione. Sì. Allora, dicevamo prima, ti dicevo più in generale rispetto proprio al genere. Genere che nasce da Dota, poi insomma League of Legends ha una storia già alle spalle incredibile, e però nel frattempo negli ultimi anni è uscita anche Dota 2, che insomma è un pezzo da 90 anche quello, e però League of Legends non ha perso utenti, la sua comunità è sempre andata avanti fortissima. Secondo te qual è il suo segreto e le differenze anche rispetto a Dota 2? Semplicemente League of Legends offre una possibilità di imparare tranquillamente il meccanismo del gioco, dove su Dota è magari un po' più complicato iniziare a capire il gioco. Infatti molto probabilmente League of Legends ha un'età comunque compresa anche da 10 anni, perché ci sono bambini con cui giocano e si appassionano a questo gioco. Con i vari aggiornamenti rendono il gioco un po', diciamo, cambiando il tipo di partita a seconda dei personaggi che vengono presi. Dota è anche un bel gioco, per carità, però non riesce a sostenere la grandezza di League of Legends, per il semplice fatto che appunto inizialmente non ti spiega le basi, cioè è molto più complesso da capire rispetto a LOL, anche se comunque fondamentalmente sono due MOBA, però non si possono mettere in paragone. Secondo te c'è il corrispettivo dall'altra parte, c'è un appassionato di Dota 2 che può denunciare l'assoluta superiorità di Dota 2 rispetto a League of Legends, o sei talmente, diciamo, appassionato che secondo te non può nemmeno esistere? Semplicemente penso che ognuno può giocare a quello che vuole senza criticare né il gioco né l'altro. La guerra dei due giochi secondo me, a mio parere, è stupida, perché sono due giochi MOBA ma con meccaniche completamente diverse. Semplice. Ok, mi sembra una posizione più che saggia. Io ti ringrazio. A chi ci ascolta, insomma, poi alla fine
è un'abitudine sana quella di dedicarsi agli sport, perché insomma fanno tanta comunità, c'è bisogno di organizzazione, si va anche al di là dell'amicizia, perché oltre all'amicizia vera ci vuole anche la coordinazione, è un lavoro vero insomma. Ti ringrazio Raffaele per essere stato con noi, ripeto, era Raffaele Cascio con noi perché è la squadra che ha vinto il torneo, il lungo torneo organizzato da MSI su League of Legends. Grazie dell'attenzione, ciao ciao. Yeah.